Da quanto tempo lavori a Italia Lavoro? Dal 2004. 2004. Quanti anni di precariato? 11, sono al 12°. E tipo di contratto hai avuto? Soltanto Cococò. Cococò. Rinnovati all'infinito, quindi stabilmente precaria. Una specie di via crucis, di rinnovi in rinnovi, un anno rinnovo, un'altra vacancy, un altro rinnovo. Siamo 850 Cocopro che è scade il contratto il 31 marzo. Quindi da 1300 circa che a Italia Lavoro se ne rimarranno quanti? Soltanto i dipendenti sono circa 400. Speravi nel contratto tutte le crescenti? Sì, visto che lavoriamo per delle politiche attive del lavoro. Come mai non risulta vantaggioso questo contratto? All'interno di Italia Lavoro un'agenzia legata al ministro? Credo che non ci sia una volontà di farlo. Visto che la dirigenza non vuole, anche il ministro Poletti non vuole effettuare i contratti a tempo determinato o i contratti a tutele crescenti perché troppo onerosi, dovrebbe uscire fuori il Cococò e quindi torniamo al 2001? Facciamo un salto indietro nel tempo? Secondo me rappresenta un passo indietro inaccettabile, soprattutto poi per certe situazioni che comunque erano già verso la stabilizzazione. Ovviamente il contratto a tutele crescenti non è il contratto a tempo indeterminato del passato, ne siamo consapevoli, però è l'unica possibilità di contratto a tempo indeterminato ad oggi. Quindi dalle tutele crescenti invece si parla di tutele decrescenti a Italia Lavoro? Assolutamente, ad oggi si parla di Cococò, quindi facciamo due passi indietro finché fare dei passi avanti. Grazie Renzi, parole come mutui, come ferie, veramente noi non li vedremo mai. Quindi passerai da un Cocopro probabilmente a un Cococò? Ad oggi è quello che si è detto, però non sappiamo, non abbiamo alcuna certezza su questo, quindi purtroppo non, l'unica certezza che abbiamo è che il 31 marzo andiamo a casa. Quanti anni sei precario? 2004. Tra i famiglia? Sì, come chiaramente. Abbiamo famiglia, quindi speriamo. Abbiamo fatto un lavoro fino al 31 marzo, di competenza e con impegno. Ci troviamo fuori perché non si sa che tipo di energia di oggetto dovrà diventare Italia Lavoro e nel frattempo 850 persone rimarranno senza reddito. Mediamente, come vedi, in età non sono esattamente 22-23 anni persone che stanno a casa. La maggior parte di noi hanno una famiglia. Dai. Io ho 43 anni, ho due figli, uno di 4 anni, di cui uno una bambina disabile. Pensavi a 43 anni di trovarti in questa situazione? Lo pensavo dal momento in cui è stato emesso il decreto Treu sul mondo del lavoro, quindi nel 1998. Esiste con il Job Act una discall che dovrebbe essere un supporto al reddito per i collaboratori o progetto, però collaborato al progetto, però c'è un problema che non si sa esattamente da quando partirà, visto che noi perdiamo il posto dal 31 marzo, se rientreremo in quella finestra. Quindi potremmo trovarci anche in una situazione anche peggiore di quello che viene detto degli esodati. L'agenzia unica esiste, non esiste, la vogliono fare, come la vogliono fare? Italia Lavoro ci sarà, non ci sarà, insomma sono tutte cose fondamentali per noi ma anche per gli altri colleghi. Siamo rimasti in realtà appesi a un filo per anni fino ad arrivare a questa situazione in cui non ci sono più prospettive. Dopo tanti anni di precariato ti aspettavi una fine diversa? Almeno una continuazione precaria. Tu che Renzi abbia promesso mai più Cococò e Cocopro? Promette, ma solo questo. Si parla di fine del precariato, noi non l'abbiamo vista questa fine del precariato, anzi.